Guarda che tutti a 20 anni pensavamo di cambiare il mondo, eh. Poi però cresci e capisci che il mondo cambia a te. La vita è fatta di rinunce e calci in faccia. Impara a incassare, che i ribellioni non ti servono a niente. Bastarde senza gloria di Gianni Quinto per la regia di Siddhartha Prestinari andrà in scena in anteprima nazionale questa sera, giovedì 6 aprile alle 21, al Teatro Marrucino di Chieti. Protagonisti indiscussi ai piccoli grandi drammi che la vita riserva, ma affrontati con leggerezza e ironia. Sette donne si raccontano attraverso le loro piccole fragilità e mancate perfezioni. Un evento tragico al centro della scena, una collega da fare fuori a causa di insindacabili tagli al personale. Devono mandare via una persona per ogni reparto, una persona che non tornerà più dalla pausa estiva, quindi anche una di noi. Una di noi? E chi? E questo non l'hanno detto, E quando hanno intenzione di dircelo? eh? Non vogliono dirlo loro. Vogliono che lo decidiamo noi. Ragazzi, il lavoro serve a tutti, serve a tutte. Tutte hanno tantissimi problemi in casa, chi c'è il figlio down, chi, vabbè, non ve lo dico, dovete venire a teatro. La più buona o la più cattiva? Nessuna buona, nessuna è cattiva, sono tutte bastardissime. Ci sono anche dei momenti di riflessione molto importanti. Ah, moltissimi, è tutta una riflessione sul mondo del lavoro femminile. È molto, molto, secondo me, forte. Amiche o nemiche come in guerra, con le dinamiche che di colpo si svelano e rivelano rapporti e intese, ma anche sorprese. E allora volano le battute cosiddette al vetriolo, che restano però a mezz'aria, giusto il tempo del cambio di rotta. Dalla tragedia alla comicità il passo diventa brevissimo se gli episodi strappati alla quotidianità spicciola sono interpretati da Gegia, Manuela Villa, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Giulia Perini, Elisabetta Mandalari ed Eugenia Bardanzello. Ma le donne bastarde sanno fare gruppo alla fine dei conti. Sì, noi sì, siamo brave, ci vogliamo molto bene al di fuori della commedia, della tragedia, commedia, non so come chiamarla, perché non è una commedia, è un lavoro tosto, molto tosto. Sì, noi ci vogliamo molto bene, le donne sono sempre molto unite, viva le donne, viva le belle donne. Ti ricordi? Sono le... No, tu non puoi dire questo, è troppo giovane. Le colonne dell'amor, soprattutto.